Amici, è il momento di dare la linea a MCC, Marco Camisani Calzolari, il profeta del web. Oggi parliamo di dark web, un mondo nascosto in cui si vendono prodotti e servizi illegali. Salute forse è la cosa più importante da preservare, ovviamente per vivere di più e vivere meglio. A volte da soli facciamo un po' fatica a occuparcene. Lo so, e infatti lo smartphone può essere il migliore amico ad occuparsi del nostro benessere. Io farei un applauso a sto ragazzo perché... Bravo, ha spiegato bene un argomento complesso. A meno male che qualcuno che ci dice queste cose. Stai MCC, Marco Camisani Calzolari, la scarichi e ti appare... Andiamo avanti. Ma veramente io esisto, ragazzi? Ci sono. Pronto soccorso digitale con il professor Marco Camisani Calzolari. Trovi nei siti di dating, quindi gli interessi verticali, che cosa ti piace, il cinema, le cose, tutte cose. Però nella maggior parte dei casi funziona, promesso. È andata, dai. Now welcome to the Daniele Innovation Team 2017 and a very good morning to you all. Show me your smartphone. Please, raise up. Show me it. Don't be shy. Are you all logged in into the app? Buongiorno a tutti. È una giornata dedicata all'innovazione, al digitale. Allora, oggi qui che cosa abbiamo? Cosa vedete qua? Vedete un tavolo con un po' di tecnologia. Eccoci, benvenuti. Rinascimento digitale. Benvenuti a tutti. Ai giornalisti, alle aziende presenti, ai clienti e un benvenuto particolare al primo ministro, presidente del Consiglio, l'ingegnere Federico Golla, che è l'amministratore delegato e CEO di Siemens. Prego. Fermiamoci troppo sulle cose. Allora, parliamo di futuro. Quando dico futuro, cosa vi vengono in mente? Il di? Digitale, bravi, viene in mente il digitale. Ma che cos'è il digitale? Quando vi dice che è complicata, voi gli fate vedere questo e dite, guarda, lo usa anche lui. E poi vince lui. Va bene, ho finito di rompervi le balle. Stay in innovation! Oggi mi hanno fatto il regalo di portarmi a vedere San Patrignano. E ve la voglio far vedere da dentro, così come l'hanno fatta vedere a me. A flash. Andiamo. Qui dove siamo? Passiamo al forno e andiamo a vedere anche la tessitura. Si alza e ognuno riflette e pensa a quello che gli piace di più. Vediamo. Per 20 secondi un silenzio che per tutti ha un solo significato. Rispetto. Questo è Sampa, che è una cosa, chiudo qua, è meraviglioso. Grazie Franco. Secondo me. Grazie mille. Allora mi hanno dato l'opportunità di venire qua in ABS del gruppo Danieli, che è un'acciaieria, per vedere come funziona davvero da dentro. Ed è sicuramente un'esperienza che mi hanno detto che è straordinaria. L'Iron Man, ti posso chiamare l'uomo d'acciaio? Non esageriamo, però che diciamo porta... che di acciaio mi Se intendi. Senti, cosa mi fai vedere ti oggi? Sono curioso come tutto un bambino. Tutto il ciclo produttivo. Fino a 1680, 1600. Del forno, qua c'è la pentolona gigante. Attenzione, e poi si apre e ce ne accorgiamo. Pronti? Eccolo l'inferno, vai. Quindi quello è ferro fuso. E lì sta fondendo come un vulcano. Adesso apre. In un altro impianto che andremo a vedere dopo di questo. Andiamo. Va bene. Dove ci porti adesso? Adesso mi porto in colanda continua numero 2. Andiamo. Pare Marcello. Pazzesco. Senti, ti posso chiedere un'ultima cortesia? Per te Marco, siccome questo è altro. Mi hanno detto che sei l'Iron Man, qua ti chiamano un po' così, no? L'Iron Man, l'uomo d'acciaio, quello vero, neanche quello del film. Allora, proviamo a fare un braccio di ferro a vedere, anche se il muscolo è Iron. Proviamoci. Andiamo, proviamoci. Il digitale contro l'acciaio, il virtuale contro il reale. Old contro news. 2, 1, vai! The main thing is what is written and published with intent to mislead in order to gain financially or politically. Democracy. Just substitute value with the internet and you have How are you? Can you hear me from last floor? Yes. So fake news. News written and published with intent to mislead
in order to gain financially or politically. And people believe they can detect fake news for doing the wrong thing, but what to do, exactly when, how.